Dopo aver trascorso 5 mesi lontano dal Vesuvio, la Meari di Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano Il Mattino, ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985, torna a casa. Il viaggio legale, così, è stato soprannominato il tour organizzato da CGL, Libera contro le mafie e la Fondazione Polis. Erano in tanti al Palazzo delle Arti di Napoli ad accoglierla, studenti, turisti, ma anche il sindaco De Magistris, Paolo Siani, il presidente del coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, Alfredo Avella, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, il direttore del Mattino, Alessandro Barbano. Con loro anche Don Ciotti, presidente di Libera. La Meari Verde Speranza insegna a credere nei propri sogni, ad avere coraggio, a non indietreggiare rispetto a qualcuno che tenta di spaventarci. Questa macchina, in modo veramente per me inspiegabile e commovente allo stesso punto, allo stesso modo, è una macchina che parla. È un simbolo, cioè, ma non solo sulle strade che ha percorso, quindi qua in Campania, ma anche in Emilia-Romagna per esempio, ma anche a Roma, a Bruxelles. E questo è per me una grande soddisfazione, ma lo è per Giancarlo, che vuol dire che la sua morte non è stata una morte vana e che lui riesce attraverso anche la sua autovettura a parlare ancora ai ragazzi di oggi. Il messaggio della Meari che gira per tantissimi chilometri nell'Emilia-Romagna è molto bello, perché innanzitutto è un messaggio di forza della macchina di un giornalista coraggioso, quindi la volontà di denuncia, di raccontare i fatti e arrivare ovunque, anche in territori che sono distanti fisicamente dal luogo dove Giancarlo ha operato, ma come ricordavamo prima, con le mafie tentacolari che ormai sono economicamente e politicamente forse anche più forti al centro-nord rispetto al mezzogiorno. E quale terra non è infiltrata? Le mafie sono arrivate ovunque, in Italia, anche certe volte nel cuore dello Stato, oltre i confini. C'è bisogno in un paese democratico di giornalisti coraggiosi. Un paese democratico non avrebbe bisogno però di eroi e soprattutto non bisogna lasciare isolate le persone che si mettono contro il sistema mafioso.